Ciao! Vuoi sapere qual è una delle più grandi paure di molti dei public speaker che conosco e che ho avuto la possibilità di formare? Te lo racconto in questo video. Ciao, sono Andrea e oggi ti parlo di movimento. È una delle cose più strane pensare che un public speaker non sappia come muoversi, non sappia come spostarsi all'interno di una sala, uno spazio in cui si fa formazione o si fa un discorso. Mi fa strano parlarti di questo argomento davanti a una telecamera in cui i miei movimenti per forza di cose sono limitati. Fosse per me camminerei a destra e a sinistra di questo studio, ma mi sto impegnando a stare fermo e a utilizzare solo le mani per muovermi, la faccia, il viso, l'espressione del viso. Ma questi sono argomenti di altri video, ne parleremo nei prossimi video e ti incoraggio ad osservarli e ad aspettarli, anzi anche con una certa trepidazione se ancora non hai avuto l'opportunità di vederli. Ora ti parlo di movimenti e quindi immaginati una condizione in cui ti puoi muovere e ti puoi spostare o magari senti proprio la necessità di muoverti. Da cosa dico che molto probabilmente senti la necessità? Perché ho visto tante persone muoversi, ma muoversi in un modo, diciamo, sbagliato. Cercare dei movimenti quasi di danza, di dondolamento magari, tutte quelle cose che alla lunga all'interlocutore danno fastidio. Il modo migliore che hai per muoverti nel modo giusto è decidere in anticipo come muoverti. Decidere nella fase di preparazione e nella fase di osservazione della tua sala, del tuo spazio, quali sono i movimenti che potrai fare, trovare delle posizioni. Io ti posso spiegare alcune delle cose che faccio io, ma ti incoraggio a trovare le tue. Trovare delle posizioni giuste per te, delle posizioni nelle quali non vai a dare le spalle al pubblico, non vai a metterti in difficoltà. Trova dei punti fissi e con decisione vai lì quando ti vuoi muovere. Quando hai tutta questa energia per cui vuoi muoverti, non riesci più a stare fermo, e sappi che so di cosa sto parlando, vai, dritto, hai deciso punto 1, punto 2, punto 3, ok, vado al punto 1 e dico quello che devo dire. Mi sposto, torno in posizione centrale, vado al punto 2. E dico quello che devo dire, sempre ricordandomi tutte le altre abilità, quelle che magari hai già visto nei miei video precedenti e quelle che vedrai nei prossimi video. Ricordati che il movimento fa parte dell'essere umano, quindi se senti il bisogno di muoverti, muoviti. Il mio consiglio numero uno su questo è: preparati prima a quelle che possono essere le posizioni che ti permetteranno di muoverti lungo il tuo spazio, perché il movimento è assolutamente importante e crea anche varietà nel tuo modo di parlare. Ok? Ti è chiaro quello che ti ho detto? Mi raccomando, organizza anche i tuoi spostamenti. Poi, con la pratica, vedrai che tutto diventerà molto molto più naturale e non sarà più una questione di programmazione, ma di consapevolezza che quei posti, quegli spostamenti, quelle aree sono ok per te. Chiaro? I movimenti sono fondamentali. Continua a seguire i miei video e ci vediamo alla prossima.